Il mese appena trascorso ha lasciato il segno in questa annata che promette di riservare ancora molte sorprese. In questo nuovo e originale format a cadenza mensile ho deciso di unire due classifiche importanti, quella videoludica e quella musicale. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, buona visione e buon ascolto. Vi ricordo che se l'idea del progetto dovesse piacervi, condividete questo video e lasciate un bel like. Al decimo posto troviamo una nostra vecchia conoscenza, Rise of the Tomb Raider, accompagnata da Cupido. Sfera e basta. Una tipa chic come te vuole un traboy come me, io l'ho capito subito. Andando avanti, al nono posto troviamo forse il gioco di calcio più criticato al mondo, ovvero PES 2018, in compagnia di No Rules di Alice Merton. All'ottavo posto troviamo ancora la nostra amica Lara Croft. Questa volta nel titolo Tomb Raider Definitive Edition. A fargli compagnia stavolta troviamo Vegan Jones con Malibu. Quella melodia, sai che ho la testa sulle nuvole, che non ho intenzione di scendere. Non ho un piano, uno schema, né regole. Non avrò mai niente da perdere. Nascendo una per chi non c'è più, una per chi se n'è andata. Al settimo posto, un gioco che a suo modo ha fatto la storia e nonostante sia un po' vecchiotto, continua ad essere presente nella lista dei giochi più venduti. Sto parlando di Rocket League, featuring Ne è valsa la pena con Capo Plaza e Galì. Ho risolto il problema, ma non sono sereno, yeah. Io fumo un altro grammo, così forse non penso. Se penso all'altro anno, manco pensavo a questo, ne è valsa la pena, yeah. Ora ho pensieri meno, yeah. Da mattina a sera, chiama se c'è un problema. In sesta posizione troviamo Tom Clancy's Rainbow Six Siege, un gioco che ha fatto innamorare centinaia di migliaia di utenti, e in sua compagnia invece troviamo dei giornalisti con la loro questa nostra stupida canzone d'amore. Se domani tu per caso sparissi e io non sapessi più con chi parlare dopo tre gin, cosa dovrei fare? Eccoci arrivati a metà classifica, dove troviamo un po' a sorpresa Gang Beasts, un titolo che bisogna guardare per capire di cosa si tratta. Al suo fianco invece c'è Test Days. I hope someday we'll sit down to Allora ragazzi, siamo arrivati a metà della nostra classifica e immagino vi siate fatti più o meno un'idea. Quindi vi invito a scrivere qui sotto nei commenti quali sono i vostri pensieri in merito. Prima di ripartire con l'ultima metà, lasciatemi fare un appunto sui grandi esclusi di questa top. Ne ho scelti due e sono Ghost Recon Wildlands e FIFA 18. Il primo perché secondo me è un titolone che meriterebbe senza ombra di dubbio di stare in forma permanente nella top. La seconda invece la dice lunga sulle reali capacità di questo titolo. Nonostante siano usciti anche TOS, le vendite rimangono più basse in questo mese rispetto alla sua controparte videoludica. E questo ragazzi dovrebbe far aprire parecchie parentesi, ma magari ne parleremo in un contesto diverso. Bene, ora che abbiamo terminato con due piccoli appunti, possiamo procedere con la quarta e terza posizione. Eccoci arrivati alla medaglia d'argento, è uno dei titoli di punta dell'anno, una di quelle serie che definirei immortale. Ovviamente sto parlando di Far Cry 5 affiancata da La cintura di Alvaro Soler. È arrivato prepotente con tutta la sua maestosità, carico di azione e deciso a prendersi quello che è il suo posto naturale, cioè la vetta dell'Olimpo videoludico. Non credo abbia bisogno di presentazioni e insieme a lui troviamo il re dei singoli più venduti in questo mese. Enjoy! Manco lo immaginavo questo, mamma guarda come vola adesso. In un 5 stelle prima stavo nel campetto. Spera ne fa un'altra, ci versa su Colenso. Mamma non perdo tempo, ce la stiamo facendo, yeah. Gira a destra in una testa, manicomio nella testa. Blase il nome nelle piazze, tu niente. Molto bene, questa prima puntata della top accompagnata dai migliori singoli venduti nel mese precedente termina qua ragazzi. Vi ripeto che se l'idea vi è piaciuta, il format vi sembra originale e soprattutto carino e godibile, vi invito a lasciare un like, a condividere questo video e soprattutto a iscrivervi al canale. Noi ci vediamo con questa rubrica il mese prossimo. Detto questo ragazzi, vi saluto. Hello guys!